Sono contento della prestazione, dell'atteggiamento. Dall'inizio alla fine c'è stata una buona gara da parte dei miei. Questo ci deve dare ancora maggiore consapevolezza, ma dobbiamo continuare a lavorare. Un altro gol preso, ma se ne segnano tre va anche bene. Però ecco, diciamo, se l'unico neo dobbiamo trovarlo è quello. No, non va bene, per me assolutamente la cosa. Evidentemente alle prime situazioni subiamo il gol, riaprono le partite agli avversari e su questo dobbiamo chiaramente migliorare. Nota positiva, Valotti naturalmente, che un po' a sorpresa l'abbiamo visto in campo, ha risposto con due gol, il ritorno di Pazzini. Certo, tu dirai tutta la squadra, però volevo così soffermarmi un attimo su questi due ragazzi. Mattia, sono contento, sabato era in tribuna e oggi era in campo, questo è quello che si deve vivere e respirare nella squadra, un gruppo, tutti a disposizione, giocarsi le carte, giocarsele bene, perché la rosa è competitiva. Mattia oggi ha risposto alla grande, al di là del gol, grande lavoro, grande applicazione da parte sua. Cioè lui può fare l'interno e lo ha dimostrato, anche se nasce, diciamo, più centrocampista offensivo, trequartista, però tu il trequartista non ce l'hai, insomma. Beh, oggi abbiamo giocato 4-2-3-1. Tutti i trequartisti. E quindi lui può giocare solo, ha giocato dietro, sì, a Pazzini, l'ha fatto bene. Ma Mattia ha qualità e ancora però deve dimostrarlo. Mister, rispetto a quello che vorrebbe lei da questa squadra, a che punto siamo? Perché oggi è arrivata la famosa risposta, diciamo pochi giorni fa, no? La vittoria in esterna, a che punto siamo? Bisogna continuare, adesso il Cittadella va più veloce di noi e noi dobbiamo pensare che il Cittadella lì viaggia a velocità, a massima velocità, noi questa dobbiamo accantonare e pensare già al Frosinone. A proposito di Frosinone, forse a difficoltà crescente, no? La settimana si chiude con quella che potrebbe essere una delle avversarie a fine anno lì davanti in classifica. Beh, squadra forte, squadra di valore, squadra che giocherà per i vertici del campionato, è ancora per noi un altro step importante. Oggi ha dimostrato però di avere una rosa veramente competitiva in tutti i reparti, insomma Valotti su tutti ha fatto qualcosa di eccezionale. Mattia sta crescendo e mi fa piacere della sua prestazione, al di là del gol, ripeto, grande applicazione. L'unico neo forse è la rilassatezza, magari in quei momenti in cui si vede che la partita è sui binari giusti, insomma oggi è arrivato il gol di Mora, è lì che dà fastidio? È vero, dà fastidio perché abbiamo subito un altro gol, su questo dobbiamo lavorare, abbiamo insomma tante cose su cui lavorare. Quindi. Dallo studio dicevano, insomma, sono cavoli di pecche adesso, tanti giocatori, soprattutto lì in mezzo al campo, di qualità. Io credo che un allenatore, quando ha tanti ragazzi che sono sempre a disposizione e quindi insomma, lottano per trovare un posto, sia sempre contento, è così? Per l'allenatore sì, questo poi fa parte della maturità del gruppo. Noi dobbiamo pensare a vincere le gare, a volte insomma oggi abbiamo vinto con due gol di Valotti, ma per lavoro, ripeto, sabato scorso era in tribuna, altri hanno lavorato per lui e questa è la mentalità che si deve respirare nel gruppo. C'è concorrenza che alza il livello del lavoro e più alta è la concorrenza meglio è per me. E abbiamo un bel gruppo, sono contento, sono soddisfatto di questo, ma per crescere, per vincere partite abbiamo bisogno di tutti. Pazzini a che punto è? Beh, l'abbiamo visto, no? Sta bene, insomma. E l'ultima cosa invece su Romolo, là davanti, può giocare ovunque uno così? Beh, ha ricoperto tutti i ruoli, fino adesso gli manca solo il centrale. E il portiere, va bene. E il portiere. Grazie.